Ciao amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la nostra video prova del Galaxy Nexus con Android Jelly Bean. Ci è arrivato da poco, l'avevamo già provato con un'installazione manuale su un altro device, però questa volta lo proviamo su quest'altro device che è stato aggiornato automaticamente tramite OTA. Come potete vedere, questo è un Galaxy Nexus italiano, comprato in Italia. Andando subito allo sbloccare si vede subito questa nuova animazione. Troviamo le solite due opzioni: a sinistra la scorciatoia per la fotocamera, a destra lo sblocco, in alto invece una scorciatoia per andare su Google Now, questo nuovo servizio, questo nuovo assistente che ci dovrebbe migliorare la vita, o almeno che tenterà di farlo nei prossimi mesi. Allora, andiamo subito ad aprire Google Now. Ok, Google Now è focalizzato e suddiviso in schede. Queste schede vengono aggiornate automaticamente e ci mostreranno le informazioni a noi utili, ovvero, scusate, attivo solo il servizio di localizzazione, quelle informazioni a seconda delle nostre abitudini quotidiane. Per esempio, noi al mattino dobbiamo andare al lavoro, facciamo una determinata strada, il nostro telefono lo sa, allora lui ci indicherà il tempo di percorrenza a seconda del traffico in tempo reale di quel determinato percorso. Se noi al calendario invece aggiungessimo dei voli, degli appuntamenti particolari, lui ci indica in tempo reale anche in questo caso se il volo è in orario, se noi siamo in orario, il percorso da fare in auto per arrivare all'aeroporto, eccetera eccetera. Google Now inoltre utilizzerà l'assistente vocale di Google. Per adesso in italiano abbiamo l'assistente vocale classico ottimizzato, mentre per gli inglesi troveranno già Voice Search, ovvero un assistente vocale potenziato che saprà interpretare il nostro parlato, saprà risponderci a tono, un po' come Siri, ma integrato soprattutto in questo Google Now, che sarà il hub per tutte le nostre informazioni. Noi adesso l'abbiamo appena attivato, quindi non conosce ancora troppo bene le nostre abitudini. Google Now infatti impara a seconda dei nostri spostamenti, delle nostre abitudini, di quando ci muoviamo, di quando aggiungiamo un appuntamento al calendario, di quello che guardiamo su internet. Naturalmente dovremo avere i sensori tipo il GPS acceso o la connessione internet. Proviamo subito a provare l'assistente vocale, molto migliorato, soprattutto nel riconoscimento della voce, anche parlando molto velocemente. Vi faccio vedere. Ciao, sono Alessandro, come va? Tutto bene? Io sì. Come potete vedere, in un attimo io ho parlato velocissimo e lui ha riconosciuto. Possiamo anche fare ricerche per immagini, per luoghi o per quello che sarà poi il futuro voice search, ovvero interpretazione di quello che gli abbiamo detto. Proviamo ad andare su Nexus Lab. Nexus Lab. Anche la velocità è migliorata nella ricerca. Adesso ci aprirà direttamente la schermata con la scelta del nostro browser. Noi non l'abbiamo ancora impostato uno specifico come predefinito. Come potete vedere, anche la finestra di completamento delle azioni è cambiata. Adesso possiamo scegliere l'applicazione e poi dopo scegliere se impostarla come predefinita con sempre oppure solo una volta. Noi facciamo solo una volta. Ok, browser web che trovo leggermente più veloce,
adesso ho caricato male la pagina, proviamo a ricaricarla. Purtroppo ci devono essere dei problemi a Nexus Lab in questo momento. Ok, versione web classica, funziona benissimo. Potete vedere, caricamento immediato. Proviamo ad andare su un altro sito tipo Yahoo. Tastiera poco, praticamente identica a quella precedentemente installata su Ice Cream Sandwich, però è migliorato tantissimo il feedback, ovvero la velocità di digitazione, la vibrazione data dal telefono quando noi andiamo a digitare e proprio la velocità anche nel suggerirci le parole tramite la barra alta delle, sopra la tastiera QWERTY. Andiamo ad aprire un'altra pagina. Come potete vedere, anche a caricamento non finito abbiamo una velocità ottima. Impostazioni, vi vado un attimo nelle impostazioni avanzate. Abbiamo JavaScript attivo in questo momento. Andiamo a vedere altre caratteristiche. Come potete vedere, anche la barra delle notifiche è cambiata. Adesso abbiamo un'anteprima dei messaggi, sia mail che SMS, più grande. Abbiamo anche il Google Now, il richiamo direttamente nella barra quando lo lasciamo aperto. Anche stilisticamente cambiata, non abbiamo più il pallino azzurro, ma abbiamo questa barra, questa linea retta azzurra che ci accompagna per tutta la lunghezza del display. Tramite questa iconcina potremo chiudere tutte le applicazioni, invece qua andiamo direttamente nelle impostazioni. Nel mentre che sono nelle impostazioni, andiamo a vedere le info sul telefono. Versione di Android 4.1.1. Come potete vedere, anche il menu degli account è cambiato. Adesso abbiamo l'elenco di tutti i nostri account direttamente nel menu principale, non nel dettaglio successivo. Provo a scrivervi un messaggio per testimoniarvi di come la velocità sia aumentata. Adesso ho sbagliato io. Potete vedere, è molto veloce. Classico metodo di spostamento tra i caratteri, copia e incolla, anche questo è rimasto uguale. Ok. Sul Lancer di sistema possiamo notare la barra persistente di ricerca. Questa adesso ci accompagna in tutte le schermate ed è leggermente più grande. Inoltre, facendo una pressione prolungata sul tasto Home, potremmo richiamare direttamente Google Now. Ok, abbiamo anche altre funzioni, altre scorciatoie. Per esempio, se vogliamo levare un'icona dalle nostre home, ci basterà non spostarla nel cestino in alto, ma direttamente lanciarla verso l'alto. Anche widget, la gestione dei widget è migliorata. Andiamo subito sui widget. Animazioni rimaste uguali, molto più veloce, come potete vedere è un vero razzo. Ok, come potete vedere, lui vi visualizza già in quanti quadretti il widget si suddividerà. Per esempio, amici di Foursquare, sarà un widget 4x3. Proviamo a mettere un widget della batteria verticale e proviamo a sistemarlo su un'altra finestra. Come potete vedere, adesso
i widget si sposteranno in maniera intuitiva. Io, mettendo il widget nuovo su un widget già impostato, questo si sposterà automaticamente. Adesso questa è un'impostazione relativa al widget. Abbiamo anche un leggero miglioramento della qualità audio, minima, l'ho provato per qualche ora e si sente leggermente meglio. Andiamo ad aprire un'email, client email rimasto assolutamente identico, funziona benissimo il push. Abbiamo anche inoltre la compatibilità con il Flash Player, visto che noi ce l'avevamo già preinstallato, possiamo comunque installarlo successivamente installando da parte la PK. Adobe sconsiglia questa pratica, non l'abbiamo provato, però funziona benissimo. Troviamo già preinstallato inoltre un servizio che si chiama Play Magazines, non è ancora attivo come Play Movies. Questo servizio ci consentirà di leggere dei, appunto, giornali, delle riviste, però per adesso, se andiamo ad acquistare un contenuto, ci viene aperto il Play Store, ma non essendoci niente ancora da scaricare, purtroppo non possiamo beneficiare di questo servizio. Tenendo premuto andiamo sul menu degli sfondi, possiamo scegliere tra le nostre applicazioni di terze parti oppure tra gli sfondi di sistema. Se andiamo su sfondi animati, troviamo tutti i nostri sfondi già preinstallati. Scusate. Ok. Mentre vi volevo far vedere un'altra cosa, la fotocamera, se la trovo, eccola qua, fotocamera che non è cambiata molto nelle impostazioni, è cambiata un po' nelle prestazioni. Io la trovo ancora più veloce e in più l'animazione dell'autofocus, come potete vedere, è cambiata. Molto carina, facciamo questa sorta di macro, se riesco a posizionare la spilletta, eccola qua. Ok, come potete vedere anche l'animazione dello scatto è cambiata. Adesso abbiamo direttamente la foto che viene trascinata a destra e ci viene ripresentata la schermata della foto da scattare. Riproviamo. Adesso lui mette a fuoco, se noi ci allontaniamo aumenta la velocità perché è favorita la messa a fuoco. Andiamo sulla galleria. Purtroppo alcune foto ci sono venute mosse. Come vedete l'animazione mazzo di carte adesso viene inserita anche nella galleria. Qua il sistema si presenta estremamente veloce. Andiamo nella galleria principale, eccola qua. Fotocamera. La visione è rimasta la medesima. Possiamo attivare una presentazione. In più, se vi apro un'applicazione tipo Currents, eccola qua, come potete vedere applicazioni preinstallate nel sistema funzionano benissimo. Multitasking è rimasto uguale, il menu forse leggermente più veloce nell'effettuare le operazioni.
Che dire, questa è una disamina dopo un po' di ore, giorni di analisi. Possiamo dire che Jelly Bean ha apportato diverse modifiche, diversi miglioramenti, soprattutto Google Now, aspettiamo di avere anche Voice Search direttamente installato in italiano, comunque è già un ottimo aggiornamento. Reattività del sistema migliorata tantissimo, sono curioso poi di vedere le prime dock, i primi sistemi audio con l'USB audio integrato ormai in Jelly Bean. Speriamo che Google continui così, un sistema veramente ottimo che arriva dopo pochi mesi da Ice Cream Sandwich, che non si può definire comunque un minor update. Vi lascio, ci aggiorniamo in seguito con gli aggiornamenti futuri delle applicazioni di Google Now. Per ora un saluto da Alessandro per Nexus Lab.